Nel complesso, il castello, come appariva da lontano, corrispondeva all'aspettazione di K. Non era un vecchio maniero feudale, né un palazzo nuovo o sontuoso, ma una vasta costruzione, composta da pochi edifici a due piani e molte case basse, serrate una contro l'altra. Chi non avesse saputo che era un castello l'avrebbe scambiato per una piccola città. K non vide che una torre, ma non si capiva se appartenesse a una casa d'abitazione o a una chiesa. Uno stormo di cornacchie le svolazzava attorno. K seguitò il cammino con gli occhi fissi al castello. Se K fosse venuto soltanto per vederlo, sarebbe stato un viaggio sprecato. Avrebbe fatto meglio a visitare di nuovo il suo villaggio, che da tanto tempo non rivedeva, e confrontò mentalmente il campanile del suo paese con la torre eretta lassù. Il campanile saliva su un declino senza esitazione, rastremato in alto, fino al largo tetto, coperto di tegole rosse. Era un edificio terrestre. Che altro potremmo noi edificare? Ma con una meta più alta che il guazzabuglio di casupole basse e con un'espressione più luminosa che l'opaco lavoro quotidiano. Questa torre, invece, l'unica che si vedesse, era la torre di una casa d'abitazione. Lo si capiva ora, forse del corpo principale del castello. Era una costruzione rotonda e uniforme, in parte malinconicamente rivestita di edera, con piccole finestre che scintillavano al sole. Aveva qualcosa di allucinante e terminava in una specie di terrazzo, le cui merlature incerte, irregolari, diroccate, frastagliavano il cielo azzurro come disegnate da una mano infantile timorosa o negligente. Si sarebbe detto che un tetro abitatore, in quale secondo giustizia avrebbe dovuto restarsene confinato nella stanza più remota della casa, avesse sfondato il tetto e si fosse levato su per mostrarsi al mondo. K si arrestò di nuovo, come se lo star fermo aumentasse la sua capacità di giudizio, ma fu disturbato. Dietro la chiesa, presso cui si era fermato, non era che una cappella, ingrandita a guisa di capannone per poter contenere i fedeli. C'era la scuola. Era un fabbricato lungo e basso, che univa stranamente il carattere del provvisorio a quello dell'antico, in un giardino cinto ad una cancellata, ora tutto coperto di neve. I bambini uscivano in quel momento, col loro insegnante. Circondavano il maestro in gruppo compatto. Tutti gli occhi erano fissi su di lui, tutte le lingue erano in moto. Chiacchieravano così fitto che K non capiva una parola. Il maestro, un giovane piccolo e stretto di spalle, ma non tanto da essere ridicolo, e che camminava molto impettito, aveva già visto K da lontano. È vero che K era l'unica persona, tranne il suo gruppo, che gli vedesse fin dove l'occhio arrivava. Nella sua qualità di forestiero, K salutò per primo, tanto più trattandosi di un ometto così autoritario. «Buongiorno, signor maestro», gli disse. I bambini ammutolirono di colpo. Quel silenzio improvviso che preludeva alle sue parole dovette piacere assai al giovane maestro. «Voi guardate il castello», chiese più benignamente di quel che K non si aspettasse, ma in un tono che pareva di disapprovazione. «Sì», rispose K, «io non sono di qui, sono arrivato soltanto ieri». «Il castello non vi piace? Come?» replicò K un po' sbalordito e ripeté la domanda in forma più blanda. «Se il castello mi piace, perché volete che non mi piaccia?» «Non piace ad alcun forestiero», disse il maestro. Per non dir nulla di sgradevole, K sfiò il discorso e chiese: «Lei conosce il conte, naturalmente?» «No», disse il maestro e fece atto d'andarsene, ma K non si diede per vinto e ripeté la domanda:
«Come? Lei non conosce il conte?» «Come potrei conoscerlo?» disse il maestro piano e aggiunse forte in francese: «Abbia riguardo alla presenza dei bambini innocenti». Cappa ne trasse il diritto di rivolgergli un'altra domanda. «Signor maestro, non potrei venire a trovarla? Devo restare qui per qualche tempo e mi sento già un po' solo. Il mio posto non è tra i contadini e certo neanche al castello». «Fra i contadini e il castello non c'è nessuna differenza», disse il maestro. «Sarà», disse Cappa, «ma questo non muta la mia situazione. Non potrei venire a farle visita? Io sto dal macellaio in via del Cigno». Questa era più un'informazione che un invito. Tuttavia Cappa disse: «Va bene, verrò». Il maestro fece un cenno col capo e si allontanò insieme ai bambini, che si rimisero subito a gridare. Scomparvero ben presto, in una stradina che declinava bruscamente. Ma Cappa rimase distratto, irritato dal colloquio. Per la prima volta dopo il suo arrivo provava una reale stanchezza. La lunga strada percorsa non l'aveva affaticato. Lì per lì, come aveva camminato tranquillamente in quei giorni, a passo, ma ora subiva le conseguenze dello sforzo eccessivo e proprio nel momento meno opportuno. Sentiva un bisogno irresistibile di far nuove conoscenze, ma ognuna di esse accresceva la sua spossatezza. Si costringeva a se stesso, nel suo stato presente, a proseguire la passeggiata fino all'entrata del castello, avrebbe fatto fin troppo. Continuò dunque il cammino, ma era un cammino assai lungo. La strada, infatti, cioè la strada principale del paese, non conduceva alla collina del castello, ma soltanto nelle vicinanze. Poi, come deliberatamente, discendeva una curva e, sebbene non si allontanasse dal castello, non gli si avvicinava neppure. Cappa si aspettava sempre di vederla finalmente piegare verso il castello e solo questa speranza lo induceva a perseverare. Esitava ad abbandonare la strada, a cagione della stanchezza naturalmente, e si meravigliava dell'estensione di quel villaggio che non finiva mai. Sempre casette e finestre incrostate di ghiaccio, neve e assenza di esseri umani. Infine si strappò da quella strada che lo teneva prigioniero e una viuzza angusta lo accolse. La neve era sempre più alta. Tirar fuori i piedi che vi affondavano era una fatica. S'accorse di essere grondante di sudore e all'improvviso si fermò, non potendo più andare avanti.